Accademia dei Pazienti Onlus è nata per promuovere il progetto europeo EUPATI sulla formazione dei pazienti sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci. Il paziente, che è sempre stato passivo e non attivo in questo processo, oggi si sa potrà dare un contributo fondamentale. Non è mai stato preso in considerazione il parere del paziente nella ricerca e sviluppo dei farmaci. È anche molto interessante poter condividere con Accademia EUPATI, ma con le stesse associazioni dei pazienti, progetti di farmacovigilanza attiva che possano avere un respiro multiregionale per poter migliorare le conoscenze sul profilo beneficio-rischio delle molecole che si utilizzano nella pratica clinica. Il paziente sapeva di non essere sufficiente formato sulla ricerca e lo sviluppo dei farmaci e doveva incrementare le sue conoscenze. In questi ultimi 6 mesi mi sono impegnata nello studio. Dico mi sono impegnata perché è veramente stato impegnativo proprio per il livello dei contenuti. È stato dunque sviluppato a livello europeo questo corso della durata di un anno, principalmente fatto in remoto da casa e in seguito con degli incontri face to face. Non esisteva il corso in italiano. Accademia dei Pazienti ha deciso di tradurre il corso in italiano e offrirlo ai pazienti in Italia. Il paziente esperto ormai è una realtà consolidata, fa parte del panorama della rappresentatività dei pazienti e quindi la formazione del paziente esperto sempre di più diventa importante anche a livello europeo per portare una voce veramente qualificata di quelle che sono le capacità dei pazienti e anche la loro expertise. I pazienti che fanno il corso sono dei rappresentanti di pazienti che hanno la necessità di interagire con ricercatori, accademici, aziende farmaceutiche e istituzioni lungo tutto il percorso della ricerca e dello sviluppo del farmaco. Beh, le nuove normative impatteranno sicuramente su tutti i contesti regolatori europei. E il ruolo dei pazienti sarà sempre di più cruciale e fondamentale. Intanto perché fanno parte molte volte dei comitati etici, fanno parte dei board scientifici degli studi clinici e quindi devono essere informati sulle regole, sulle procedure e sui disegni, per esempio, degli studi. E ho ricevuto anche da loro, quindi è stato una, diciamo così, uno scambio molto vivace, perché ho ricevuto anche da loro tutta una serie di idee, di stimoli, di feedback sicuramente utili sia da un punto di vista così di pensiero, quindi, ma anche proprio probabilmente per migliorare l'organizzazione dell'attività del comitato etico, che non è altro, come sempre, a vantaggio del paziente. Nuove persone che debbano essere inserite non solo nei comitati etici ma anche forse un po' di più nelle autorità regolatorie e sono un vero valore aggiunto in futuro. Anche per noi è uno stimolo molto importante confrontarci con i pazienti perché ci cambia un po' la visione di quello che facciamo. Perché noi eravamo solamente dei traghettatori, cioè partita l'idea dal progetto EUPATI, noi avevamo il compito di portarla alla realizzazione in Italia. Quindi la realizzazione passava da oggi, cioè finiva con oggi, cioè la realizzazione di questo corso in italiano, che era lo scopo per tutti quanti dal 2012 ci siamo dati da fare. 50 pazienti hanno aderito e moltissimi sono in attesa del prossimo corso. Buongiorno, sono Federica Borgini. Buongiorno, mi chiamo Ilaria Galetti, sono vicepresidente. Salve, sono Massimo Chiaramonte, presidente dell'Associazione Nazionale. Sono Carola Pulvirenti, vicepresidente. Mario Regassi, la mia Nicola attività Martina, è stata... Buongiorno, sono Matteo Ruggeri, sono un economista sanitario. Giovanni Battista Lepru, sono un medico, farmacologo clinico. Sono Carlo Domino. Sono Teresa Capan, farmacologo clinico presso...